un santo Natale a tutti, da questo, direi, presepe, ecco, fatemi passare questo termine, perché qui non c'è solo una rappresentazione, direi, etnica della nascita di Gesù, ma come vedete alle mie spalle c'è il tabernacolo e quindi Gesù c'è qui, è veramente, ed è veramente presente qui in mezzo a noi. E questa è la cappella della Caritas diocesana. Natale, proprio da questo luogo, mi fa ricordare quello che è considerato, colui che è considerato l'ideatore del presepe, cioè Francesco d'Assisi, è il motivo fondamentale per cui lui volle rappresentare a Greccio nella notte del 1223, volle ripresentare la nascita di Gesù. E Francesco dice, questo ci raccontano le fonti francescane, che lui voleva vedere come e che cosa provò quel bambino a cui mancava tutto, a cui mancavano le cose necessarie, come venne adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello, dice Francesco d'Assisi. Vedete, Francesco d'Assisi non ha voluto fare il presepe, ma ha voluto rivivere l'evento di Betlemme. Un evento, l'incarnazione del Dio in un bambino, in un neonato povero, l'ha voluto rivivere così come Dio lo ha voluto, cioè semplice, povero, ordinario. Ed ecco che Papa Francesco sottolinea nella sua lettera apostolica Admirabile Signum sul presepe, sottolinea proprio questo legame che vi è tra il Natale e la povertà, tra la nascita di Gesù e la povertà evangelica, tra la nascita di Gesù e i poveri, tra la nascita di Gesù e la minorità, che è il fulcro spirituale del francescanesimo. Lui scrive, Papa Francesco, in questa maniera. Dice, in modo particolare, fin dall'origine francescana, il presepe è un invito a sentire, a toccare la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua incarnazione. E così il presepe implicitamente è un appello a seguirlo sulla via dell'umiltà, della povertà, della spogliazione che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla croce. È un appello, conclude il Papa, a incontrarlo, a servirlo, cioè questo bambino, con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi. E allora, carissimi amici e cari telespettatori, a Natale in genere ci si fa gli auguri. Il mio augurio vuole essere appunto un augurio non distante da quello che ci ha ricordato Francesco d'Assisi e che ci ha ricordato Papa Francesco. Vivere l'incarnazione di Gesù, vivere il Natale oggi vuol dire sentire Gesù, toccare Gesù nella carne dei poveri, nella carne di chi soffre, nella carne di chi è solo. E non è una routine a Natale parlare dei poveri, no, no. Il Natale senza i poveri non è Natale. Il Natale senza questa nostra capacità di sentire e toccare Gesù nei poveri e negli ultimi non esiste. E allora a questo bambino, a te bambino, io chiedo di darci questa inquietudine del cuore, sempre, ogni giorno, perché possiamo sentirci interrogati dalle povertà, dagli ultimi, dai poveri che spesso, troppo spesso, incontriamo, ma che
facciamo finta di non vedere. Bambino di Betlemme, Signore Gesù, aiutaci e liberaci dall'abitudine dei poveri, ma mettici dentro quella sana inquietudine che solo tu puoi darci e quella sana inquietudine che è di quanti sanno amare come tu ci ami. Un santo Natale a tutti, a chi crede, a chi non crede, a chi è nella gioia e soprattutto a chi è nel dolore e nella sofferenza. A domani.